Andrea, il Cucchia, Buonasera. perché ti chiamano Cucchia, Oh, innanzitutto? beh, è una storia vecchia, nel senso che quando tu parti da giovane con nell'entrata di una band, normalmente si fa un'imitazione, comunque ti caricano di un soprannome, succede a tutto il mondo, negli Stati Uniti, America, Australia, Italia. E, a me è successo che Massimo era abituato giocava a fare il tossicodipendente, quindi non c'è una spada, non c'è la lama, allora gli ho detto non c'è un cucchia. Poi è arrivato Maurizio, ti chiamiamo Cucchia. Dico, poi dopo, beh, no, ragazzi, Cucchia è un nome da tossico. È arrivato Vasco, no, beh, ha detto è carino, ti sta bene, ti sta molto bene, quindi ti chiamiamo, è dolce, ti chiamiamo Cucchia. Dico, vaffanculo. Quando ho realizzato, scusate le parolacce, quando ho realizzato che poi in effetti era così piacevole, nel senso che la gente comunque l'aveva identificato, dico, fate una cosa, chiamatemi come vi pare, basta che mi chiamate, no? Allora, Andrea, tu sei, per chi non lo sapesse, sassofonista di Vasco. Che cosa provi con questo ruolo che gli anni ti hanno assegnato? Beh, non è che gli anni mi abbiano segnato, quanto è un ruolo che è identificato nel tempo, non lo realizzi in partenza, ma lo vivi durante, quindi realizzi dopo, se no hai capito in anticipo cosa succede, quindi sei un precognito. Io sono anche abbastanza telepatico e mi diverto, però al di là di quello, credo che sia una cosa che impari dopo, la conseguenza di un'origine. Magari quella
Concomitanza dei casi, la vita è probabilmente quello che è lui, no? Cioè, credo, no? Come è nato questo incontro? Ma è nato perché conoscevo il tastierista che è poi fallato di San Ferdinando di Puglia, Mimmo Camporeale, e mi chiamò perché lavoravo in studio con lui con una cantante emergente, poi mi sentirono il provino, poi io in concomitanza lavoravo a Bandiera Gialla accompagnando cantanti negli anni 60 con un comparsa di Poligrafiti, un vecchio gruppo nell'82, 83 ancora con il Brasil. Sempre, cioè nel senso accompagnare sempre artisti brasiliani, fare altre cose. Poi arrivò una sera il gruppo di Vasco, ci fu un primo incontro, poi nell'inverno successivo mi chiamarono a fare un pre-provino, poi il provino in aprile, e poi mi hanno assoldato, assunto e raccolto. Si capisce cosa hanno fatto, però intanto sono ancora qua. Correva l'anno? 1984-85. Che cosa è successo nella musica di Vasco da allora? Oh, tante cose, sono tante scelte diverse, di produttori diversi, di scelte sue personali, di insieme, qualcosa di live, un mucchio di roba, sinceramente. E tu come sei cresciuto in tutti questi anni? Ma io ho sempre rispettato la musica, quindi sono cresciuto in parallelo, almeno artisticamente, internamente. Poi il fatto di occupare un ruolo, di essere un gregario, quello è una circostanza del caso.